Vincenzo Di Pinto, quanto l'ha sognata questa partita, diciamola perfetta almeno fino a questo momento, come ha sottolineato Candellaro? Beh, noi ci siamo detti che dovevamo giocarcela, prima perché non siamo abituati a partecipare, per noi non è importante, è importante vincere, però dire proviamo a vincere è anche presuntuoso. Abbiamo detto proviamo a mettere in difficoltà loro e su questo costruiamo qualcosa di concreto, in modo tale che i ragazzi nella testa potessero pensare alla grande impresa, no, con i fatti. E poi secondo me l'abbiamo preparata bene in ogni dettaglio, perché siamo stati costanti in tutto quello che facevamo dall'inizio alla fine, e in più poi incominciamo a giocare meglio di squadra, la battuta meglio, perché chiaramente avevamo bisogno di recuperare la battuta di Sava, perché di quelli che battono in salto, però tutti quanti hanno fatto veramente il loro lavoro, le loro responsabilità li hanno fatte veramente al massimo. Quanti meriti di Latina e quanto i demeriti di Civitanova? Ma io credo che è chiaro che c'è qualcosa di tutte e due, ma io penso che vedendo che loro hanno ricevuto anche a buonissimi livelli, tranne la battuta di Savani, ma lì ti colpisce la palla e non puoi far nulla, quando arriva con quella violenza non si può far nulla. Ma il resto loro hanno ricevuto bene, avevano sempre la palla abbastanza vicini. Noi sapevamo quello che dovevamo fare. Dice, la domanda qual è? Perché? Perché ha cambiato palleggiatore? Ha capito che noi sapevamo con l'americano cosa dovevamo fare e ha provato a cambiare palleggiatore. Infatti con l'altro palleggiatore era un po' cambiato la partita, ma conoscevamo anche Zukowski e diciamo che alla lunga siamo riusciti a inquadrare alcune situazioni. Questa è nella storia della pallavolo latina, è sicuramente una delle vittorie più belle. In questa stagione può cambiare marcia, può cambiare obiettivi? Io penso che questa società è una società molto seria. Io ho grande rispetto del nostro presidente, di Candido, di tutti quanti. Anzi, questa secondo me è proprio da dare a loro il merito di questa grande vittoria. Loro hanno creduto in noi, nel nostro lavoro. Per me si può dire banalmente, da dedicare al nostro presidente, a Candido, sono le persone che ci stanno vicini, sono stati tutti questi giorni sempre vicini. Però dobbiamo stare con i piedi per terra. Per arrivare ai grandi risultati bisogna lavorare duro. Non bisogna aumentare le aspettative, i fatti sono altre cose. Lo dico dopo una vittoria, potevo dirlo prima, ma se l'avessi detto prima qualcuno avrebbe detto il Dipinto vuole mettere le mani avanti. No, lo sto dicendo dopo una grande vittoria, perché abbiamo bisogno di lavorare, di concretizzare, abbiamo bisogno di recuperare ancora le goffe, cioè abbiamo bisogno di lavorare e diventare ancora più squadre in tanti dettagli. È chiaro che stasera è un segnale di convincimento per noi tutti, no? Che la società non aveva investito male su questo progetto qua. E noi diciamo, è chiaro che è un segnale importante per crederci ancora di più.